Saruiko ha chiesto a Sasuke di far diventare i suoi figli dei ninja. I bambini sono entusiasti degli insegnamenti di Sasuke. In gran segreto decidono di sperimentare un pericolosissimo trucco. Purtroppo muoiono in quell'orribile esplosione. Osaru dà la colpa a Sasuke, ma Saruiko confessa di essere lui il colpevole. Dimenticata la brutta esperienza, i due riprendono il loro cammino. Guarda, è un bambino. Deve essere caduto da lassù. È ancora vivo. È un ragazzo fortunato. Si deve essere soltanto slogato un piede. Dimmi, come ti senti, piccolo? Non preoccuparti, non siamo dei nemici. Ora voglio sapere come ti chiami. Come mi chiamo? Senti, da dove vieni? Da dove vengo? Non lo so. Come non lo sai? Ma com'è possibile? Non lo so, vi giuro che non lo so! Aiutatemi, vi prego, aiutatemi! Non mi ricordo niente, non so chi sono! Poverino, papà, chissà cosa gli è successo. Probabilmente sarà solo un'amnesia, ossia una momentanea perdita di memoria. Avrà sbattuto la testa quando è caduto. Voglio sapere chi sono, dovete dirmi da dove vengo! Può darsi che un altro trauma potrebbe anche aiutarlo a recuperare la memoria, altrimenti non so proprio che cosa potremmo fare per lui. Aiutatemi! Perché proprio me? Perché proprio me questa disgrazia? No! Ha una brutta ferita. Sasuke, dobbiamo subito trovare un dottore che possa curarlo. Questo non ci voleva. Sta cominciando a piovere, papà. Vieni. Facciamo presto, Sasuke. Sì, sbrighiamoci. Guarda, papà! Che strano, questa pioggia è rossa. Non lo senti anche tu, uno strano odore? Ma è sangue! È pioggia di sangue, strano. Attento! Si sta cadendo addosso! Guarda, papà! Che cos'è? Solo riacquistato la memoria vedendo il volto di suo padre. Era tuo padre quell'uomo? È incredibile. Ma allora tu sei il figlio di Eiji Iwami. Lo conoscevate? Com'è possibile? Noi due veniamo dal tuo stesso paese, piccolo. Allora quell'uomo era un ninja anche lui? No, ma era lo stesso un grande guerriero e un grande cavaliere. Non era certo facile riuscire a sconfiggerlo. Papà! Guarda, la pioggia non è più rossa di sangue, papà. Com'è possibile che quest'uomo si trovi qui? Due mesi più tardi...
Ti vendicherò, la tua morte non resterà impunita. Cercherò il tuo assassino in tutto il Giappone. Dovresti camminare per anni e anni. Ti vendicherò, sì, te lo giuro, papà. Sei uno sciocco se parli di vendetta. Ah. Non potete sapere quello che sto provando io. Io non riesco a capire come puoi parlare di vendicarti se non sai chi è stato. Dimmi, Chikichi, vuoi davvero cercare l'assassino di tuo padre? Sì, certamente. Viaggerò per tutto il Giappone finché non avrò compiuto la mia vendetta. Non farlo, Chikichi. Non puoi sprecare la tua vita cercando un uomo che neppure conosci. Ascoltami. Io lo so dove è morto tuo padre. Ah, dite sul serio. Per favore, voglio sapere dove è morto mio padre. Dove è sbocciato questo fiore? Vedi, Chikichi, questo è un fiore tipico e cresce solamente a Iwangara. Sono sicuro che i suoi semi si trovavano fra i capelli di tuo padre. Preparatevi, ci attende un lungo viaggio. Perché venite? Mio padre lo vendicherò da solo. Te l'ho già detto, Chikichi, non ha alcun senso la vendetta. Però noi ti accompagneremo a Iwangara per aiutarti a scoprire il colpevole e il motivo per cui è stato ucciso. Ozaru e i due ragazzi si mettono in cammino per Iwangara. Chikichi è sempre più deciso a vendicare suo padre. Ozaru, invece, vuole scoprire il segreto della pioggia rossa. Allora vuol dire che siamo arrivati. Ma questo ruscello è pieno di pesci. Ah sì, è una riserva di pesca. Dovete sapere che qui i raccolti sono poveri. Così per sopravvivere la gente è costretta ad allevare i pesci. Davvero? Allora non c'è da meravigliarsi che ce ne siano così tanti, vero papà? No, è normale. Come sono strani. Ah sì, fanno parte di una razza particolare. Ehi, gente, ditemi chi siete! Noi siamo soltanto dei viaggiatori. Beh, cosa facciamo? Penso che ci converrebbe eliminarli. Voi non riuscirete mai ad ucciderci. Non riuscirete neanche a tirar fuori le vostre spade. Ora lo vedremo, straniero. Le vostre mani sono incollate alle impugnature delle spade. Ora la vostra testa sta diventando pesante. Non avrete più forza nelle gambe. Accidenti, non riesco a tirarlo fuori. Maledizione. Va bene, ora basta. Non è leale combattere con le stregonerie. Comunque hai dimostrato di saperci fare. Ma che succede? Cosa mi è successo? Non capisco, sono tutto intontito. Avanti, sor straniero, combattiamo! Fermatevi. Anche se lo attaccherete tutti insieme, non riuscirete mai a batterlo. Non lo capite che è troppo forte per voi? Voglio sapere il tuo nome. Mi chiamo Ozaru. Io invece sono Jinnai, il terribile. Non ho mai visto nessuno più forte di te, Ozaru. Forza, papà! Sei davvero un guerriero formidabile. Sarà difficile batterti, ma io non mi arrenderò facilmente. Sta arrivando una tromba d'aria.
ribariamoci! Aiuto! Scappiamo! Scappiamo! Sasuke! Shikishi! Anzuke, dove sei? Eccomi, sono qui, Jinnai. Quei tre sono spariti. Come spariti? Sì, purtroppo sono scappati mentre stava infuriando la tromba d'aria. Quell'uomo è davvero un ninja. Non vorrei che pensasse di aiutare i contadini della parte bassa del fiume. Sarebbe la nostra rovina. Città, Sasuke. Se continua così, quest'anno i contadini non raccoglieranno neanche un chicco di riso. Perché siete venuti qui? Noi non vi conosciamo! Aspettate, amici, vi giuro che non voglio fare del male a nessuno. Siamo venuti solo a cercare l'assassino di suo padre. Sì, è vero, io sono il figlio di Agivani. Se c'è qualcuno tra voi che lo conosceva, me lo dica, mi aiuti a trovare chi l'ha ucciso. Vi prego di accettare le nostre scuse, siate i benvenuti. Benvenuti. Il nostro villaggio è nella parte bassa del fiume e potremmo avere degli abbondanti raccolti di riso. Invece i terreni qui, sulla parte alta, non sono coltivabili e quindi gli abitanti del villaggio sulla collina hanno pensato di fare un allevamento di trote. Così la siccità non fa che creare conflitti fra i due villaggi. Esatto, il villaggio che si trova sopra di noi ci ha chiuso il corso del fiume che noi vorremmo riaprire. È per questo che le nostre lotte non conoscono mai la fine. Gli abitanti di quel villaggio hanno assunto dei mercenari, gente che combatte per i soldi. Ora capite perché veniamo regolarmente sconfitti. Jivami era nostro amico e combatteva spesso per noi. Sì, lo immaginavo. Ma dimmi, è stato ucciso da uno di quei soldati senza patria? Capovillaggio, voglio sapere chi ha ucciso mio padre. Se lo sai, devi dirmelo subito. Sasuke, Shikichi, aspettatemi di fuori. Devo parlare da solo con quest'uomo. Va bene. Allora, puoi dirmi chi ha ucciso Eiji Ivani? Sì, è stato Jinnai Shirano, il terribile, il giorno in cui siamo stati colpiti dalla tromba d'aria. Jinnai odiava terribilmente Ivani e lo sfidò a duello. Fu una lotta incredibile, non avevo mai assistito a nulla di simile, ma alla fine fu Ivani a cadere colpito a morte. Da allora ci hanno chiuso il corso del fiume. Oggi non abbiamo più neanche l'acqua da bere. Sì, capisco. A proposito, ti chiedo la cortesia di non raccontare questa storia al piccolo Shikichi. Non voglio che quel ragazzo si rovini la vita cercando la vendetta. A Jinnai Shirano il terribile ci penserò io stesso, te lo giuro. Io e la mia gente te ne saremo grati per sempre. Allora, te l'ha detto che ha ucciso mio padre? No, è successo in battaglia. Né il capovillaggio né nessun altro sa chi sia il suo assassino. Ma qualcuno lo avrà visto, no? Ascolta, Shikichi, tuo padre ha combattuto per questi contadini e loro lo hanno ammazzato. Ricordati però che la sua è stata una morte nobile, in difesa della gente oppressa. Posso capire il tuo desiderio di volerlo vendicare, ma non devi considerare questo sentimento come un tuo dovere. Piuttosto, cerca di continuare a vivere la tua vita nel modo migliore possibile. Abbiamo perso un grande uomo con la morte di tuo padre. Da ora in poi dovrai onorare la sua memoria. Uno di quei ragazzi con Ozaru era il figlio di Vanni? Sì, ne sono sicuro, Jinnai. L'ho sentito con le mie orecchie. Ah, e va a dire in giro che vuole vendicare suo padre. Non è di lui che devi preoccuparti, ma di Ozaru. È un uomo fortissimo. Già, infatti è un grande guerriero. Se me lo permetti, vorrei suggerirti una mia idea, Jinnai. Avanti, parla, Anzo. Pensavo che potremmo utilizzare il figlio di Vami come esca.
Come esca Egitto? Mio padre era davvero un grande uomo. È morto per aiutare chi aveva bisogno. Sono fiero di lui. Ehi, chi sei tu? Non ha importanza il mio nome. Tu piuttosto vuoi sapere chi ha ucciso tuo padre? Perché tu lo sai? Sì, è stato Gennaio ad ucciderlo in duello. Contro di lui tuo padre non aveva possibilità di farla franca. Non è vero, mi stai mentendo. Zaru ha detto che mio padre è morto in battaglia e io credo a lui. Ti sbagli, Cicicci. Dammi retta se non vuoi fare la stessa fine di tuo padre. Torna subito da dove sei venuto. Maledetto. Aspettami, eh? Per me è fatta. Aiuto, gente! È una cosa terribile! Cosa c'è di così grave? Pazzaru, ho trovato un sandalo del piccolo Cicchici sulla strada che porta al villaggio nemico! Vabbè, dobbiamo cercarlo. Ce l'hai fatta a trovarmi! Sei un ragazzo coraggioso! Sono qui per vendicare mio padre! Combatti! Cosa? Sei un illuso, non potrai mai uccidermi con quell'arma. Per colpirmi dovrai avvicinarti. Pugnalato al cuore. Deve essere stato quel maledetto di Ginnai. È stato ucciso dallo stesso assassino di suo padre. Cicicci aveva questa pistola con sé. Ecco perché si è spinto fin lassù. Si sentiva sicuro. Se non avesse avuto quell'arma, non sarebbe morto. Che succede? No, non sparare! Papà, perdonami, non volevo! I miei occhi, non ci vedo più! Il mio trucco per farlo diventare cieco ha funzionato. Papà! La nazione è ancora Ginnai, cosa vuole adesso? Ginnai! Ci si rivede, vecchio, ma non crederai che la mia sia una visita di cortesia. Sei un assassino! Stai calmo, Sasuke. Quello non è un uomo, è una belva. Io ti uccido, Ginnai! Ti consiglio di non riprovarci più, ragazzo. Ora lo vedremo. Ehi, Sasuke! Sasuke! Ora tocca a te, fatti avanti, Ozaru. Comincia a pregare, amico. Che cosa fai? Credo che tu sia diventato completamente pazzo. Pensateci voi! Allora, Zaru vuol dire che tu puoi vedere. Scappiamo, sta tornando la tromba d'aria! Sasuke!
Sasuke! Sasuke! Sono qui, papà! Sono qui! Gli dei siano lodati. Mi dispiace, papà, è colpa della mia disattenzione se ti ho fatto male agli occhi. Ginai ha restituito la pistola con la canna piena di terra in modo che esplodesse. È tutta colpa mia, non riesco più a combinarne una giusta. Non preoccuparti, non hai alcuna responsabilità. Ma tu sei ferito alla mano. Sì, mi sono fatto un piccolo taglio, infatti. E perché l'hai fatto, papà? L'ho fatto perché vedendo il sangue i nemici credessero che ero ferito a morte e potessero avvicinarsi a me senza precauzioni. È uno dei miei trucchi. Ecco, adesso ho proprio capito tutto. Per questo sei riuscito a sconfiggerli senza vederli. Ma ora dove è andato Ginnai con tutti i suoi uomini? Sono stati portati via dalla tomba d'aria, se lo meritavano. Allora, quando è morto il padre di Chikichi, la pioggia di sangue era dovuta alla tromba d'aria. Sì, è così, Sasuke, ma ormai è finita. Ti prego, non parliamone più. Il conflitto tra i due villaggi è terminato. Le risaie finalmente si riempiono nuovamente d'acqua. I contadini sono tornati felici. Osaru è ben voluto da tutti. È grazie a lui se sono riusciti a superare la siccità. Ma nonostante le cure, i suoi occhi purtroppo non riescono ancora a vedere la luce del sole.